Cosa servire come antipasto? Se siete stanchi delle solite tartine, dei tramezzini, delle pizzette, optate per una bella torta salata come questa. Guardate che meraviglia! Questa è ancora incompleta perché manca la decorazione. Provate a indovinare con quale verdura sarà preparata questa meravigliosa torta salata? Beh, scopritelo nel video! Dunque ragazzi, cheesecake salata. La base la prepareremo con dei crackers, come questi. Vanno bene qualsiasi tipo di cracker, ok? Oppure anche di salatini, oppure, che ne so, dei grissini e così via. La farcitura invece la facciamo con una crema al formaggio, quindi ricotta, formaggio spalmabile, e l'ingrediente particolare di cui vi parlavo prima è rappresentato dalle zucchine, eccole qua, ok? Che io mi sono già portata avanti come al solito e le ho tagliate a pezzettini. Prima cosa che dobbiamo fare, cuocere le zucchine. Quindi ci spostiamo all'interno di una pentola. L'ho appena scaldata da un paio di minuti. Versiamo un goccino di olio e versiamo anche le nostre zucchine. Voilà. Un pizzichino di sale. Una mescolatina e le cuciniamo per circa 7-8 minuti. Fiamma bella sostenuta, perché non devono diventare una pappetta, devono comunque rimanere belle, belle compatte, quasi croccantine. Nel frattempo, che cosa ho fatto? Ho messo in ammollo la colla di pesce in acqua fredda, semplice semplice. Intanto ci portiamo avanti con la base, quindi le cheesecake ovviamente sono caratterizzate da una base un po' polverosa e da una crema. Come base, come vi dicevo prima, ho utilizzato dei semplici crackers, quindi all'interno di un frullatore a mano oppure elettrico, se preferite. Li spezzettiamo e poi li riduciamo in polvere. Dobbiamo ottenere questa grana qui. Aggiungiamo dunque del latte, mescoliamo. La dose precisa di liquido dipende dal tipo di cracker che utilizzate. In questo caso ho utilizzato 100 g di latte su 200 g di cracker, però dipende. Invece di utilizzare anche il burro, io ho utilizzato semplice latte. Dobbiamo ottenere un trito abbastanza disomogeneo, quindi sgranato. Non metteteci troppo liquido, aggiungetene un po' per volta in base al tipo di crackers che avete utilizzato voi. Mi interessa proprio ottenere questa grana qui, vedete? Che si sgretola proprio. Briciole. Diamo forma alla nostra cheesecake, quindi ho foderato uno stampo a cerniera dal diametro di 22 cm con carta forno, foderando anche i lati, non perché vada in forno, ma perché semplicemente mi serve per staccare poi la torta salata al meglio. Verso tutte le briciole. Con le mani comincio ad appiattire senza schiacciare troppo, perché voglio proprio che le briciole si sentano in bocca insieme alla crema che poi prepareremo, proprio come sto facendo io. Un po' di briciole le teniamo per la decorazione, magari ci servono. Ho strizzato la colla di pesce, versiamo circa un cucchiaio di latte. Sciogliamo il tutto all'interno del microonde, oppure possiamo aggiungere del latte bollente, vedete che la gelatina si scioglierà all'istante. Nel frattempo diamo un'occhiata all'interno della pentola. Ok, ci siamo, le zucchine sono perfette. Le zucchine adesso le lasciamo completamente raffreddare, poi le trasferiamo all'interno di una ciotola. Dopo 30 secondi di microonde la colla di pesce si è sciolta perfettamente e adesso ci divertiamo. Dunque, ho trasferito le zucchine all'interno di una ciotola, come vi dicevo. Aggiungiamo la ricotta fresca, il formaggio spalmabile, qualsiasi tipo,
Se volete invece di utilizzare 500 g di ricotta potete anche mettere metà ricotta e metà yogurt per renderla ancora più delicata. Quindi possiamo anche giocare con i tipi di formaggi, di salse da utilizzare. Cominciamo a mescolare, aggiungiamo il sale, il formaggio grana grattugiato e un po' di basilico, che secondo me ci sta benissimo con le zucchine, spezzettato così a mano, che profumo fantastico. Ne mettiamo anche un'altra fogliolina, sì. Direi molto bene. La colla di pesce. Se non volete utilizzare la colla di pesce, potete utilizzare l'agar agar. Però in quel caso, mi raccomando, dovete fare un po' scaldare il composto, Mescoliamo. Ci siamo quasi. Per renderla bella bella prendiamo pomodorini, li tagliamo a metà e li utilizzeremo per decorare la nostra cheesecake. Pomodorini con la parte tagliata attaccata al bordo della teglia e cominciamo a fare tutto il giro così. Trasferiamo dunque la crema . La livelliamo bene. La riponiamo in frigo per almeno 2-3 ore. Dopo circa 3 ore ho tolto piano piano la cheesecake dallo stampo e questo è il risultato. Guardate che bellina, anche la consistenza è ideale, quindi bella compatta. Grazie appunto all'utilizzo della colla di pesce. Adesso ci dedichiamo alla decorazione, quindi con un po' di zucchine che abbiamo avanzato, un po' di pomodorini e il trito di biscotti salati, quindi di cracker, possiamo abbellire quanto più possibile la nostra cheesecake. Quindi divertiamoci! Adesso la parte più bella, ovvero il taglio della nostra cheesecake. Vediamo l'interno. Wow! Che dite? Questa volta direi che abbiamo fatto proprio un ottimo lavoro insieme, ragazzi. Consistenza direi ideale. Assaggio? Assaggio, assaggio, pronti? Favolosa. Davvero favolosa. Ragazzi, insomma, vi è piaciuta la ricetta? Mettete un bel like se avete gradito. Da Alice My Personal Trainer è tutto, ma io vi aspetto sempre qui puntuale su questo canale. Ciao!